Ciao a tutti e benvenuti in un video extra. Infatti questo è il terzo video di questa settimana, di solito ne escono due, e sono molto contenta perché appunto ho pensato di separare due video che volendo potevano anche stare nello stesso, ma secondo me organizzativamente parlando ha più senso farne due separati. Infatti il video che è uscito ieri era il testing di due fondotinta extra virali di questo periodo, che sono il Good Apple di KVD e il Beautiful Skin di Charlotte Tilbury, quindi sono i due che sto indossando in questo momento. Per questa ragione mi vedete da questo lato un po' più scura, da questo lato un po' più chiara, però pazienza, e cercheremo adesso di matchare il tutto con un bronzer. E poi ho comprato delle novità di Essence, ad esempio questi pennelli che non vedo l'ora di aprire, e quindi ho pensato di provarli mentre stavo testando questo fondotinta, perché ci sta magari. Però nello stesso video non aveva troppo senso, quindi ho deciso di separare le cose. Spero che vi faccia piacere, fatemi sapere se è una cosa che vi è piaciuta oppure se preferivate un video solo, ma secondo me no, ci sta avere due contenuti. Tra l'altro dovrete avere pazienza con me oggi, perché tutto quello che poteva andare storto è andato storto, quindi cioè, tipo prima non avevo schiacciato rec, poi adesso stavo registrando quello e mi sono accorta che mi ero disegnata le labbra tutte storte, quindi insomma sono poi andata a correggerle. Perché tra l'altro ecco, un commento che sto ricevendo spesso è: ma ti sei rifatta le labbra? No, non mi sono rifatte le labbra, ma sono contenta di quello che diate, perché in realtà è un mio hack che uso appunto per fare un po' effetto filler, e funziona effettivamente, perché davvero mi è arrivata un sacco di volte questa domanda. Ma siate contenti, perché in realtà questo hack l'ho registrato ed è sia su TikTok, sul mio Instagram, sugli shorts qua su YouTube, quindi lo trovate assolutamente su tutti i miei social. Sì, ma oh mio Dio, prendi fiato! Direi di cominciare comunque con Essence, perché io non capisco, non so se, fatemi sapere se avete avuto anche voi questa impressione, ma da che Essence era ovunque, se ne parlava costantemente, ultimamente non ne sento mai parlare. Cioè, per esempio, sono andata a cercarmi le novità perché dicevo: ma è uscito qualcosa di nuovo di Essence? Ci sarà qualcosa di nuovo? Ovviamente c'è qualcosa di nuovo, anche di interessante, che mi intrigava parecchio. Però secondo me, col fatto che ormai ci sono tantissimi competitor, sia italiani sia stranieri, non lo so, l'hype intorno a Essence è molto molto calato e mi dispiace. Sapete perché? Perché, e qua vorrei che mi desse la vostra opinione, ma secondo, cioè non sbaglio secondo me nel dire che abbiamo tutti e tutte cominciato con Essence, quindi è giusto dare amore verso questo brand, che voglio dire, ci permetteva di truccarci con, spendendo pochissimo. Sì, ok, non tutti i prodotti erano al top, le colorazioni mancavano, però pian piano si sono poi allineati ovviamente a tutti gli altri, ma mantenendo sempre i prezzi davvero davvero bassi. E questa cosa secondo me ce la siamo tutti un po' dimenticata, e quindi basta, voglio riscoprire un po' questo brand, che secondo me è ottimo. E rullo di tamburi, grazie a, parlando con Carmi, perché mi ero proprio dimenticata un po' sta cosa, mi ha detto: ma scusami, ma il video best seller di Essence l'avevi mai fatto? Vi ricordate che avevo quella rubrica in cui provavo i best seller dei brand? E in effetti non l'avevo mai fatto di Essence. Quindi voglio sapere se la squad vuole il video dei best seller di Essence. Spero di sì, perché li ho già comprati, però secondo me lo vorrete e sono veramente gasata nel farlo. Lo farò magari non subito dopo questo video, così non siamo monotematici, però molto molto presto. E in generale voglio riprendere in mano quella rubrica, perché era bellissima, mi piaceva tantissimo. Comunque, detto questo, io ho comprato su Douglas, perché non so se lo sapete, ma appunto su Douglas c'è Essence adesso sul sito, non in negozio, però comunque è stato davvero davvero comodo. E tra l'altro è comodo anche perché effettivamente su Douglas ci sono tantissimi brand, c'è anche il mio, quindi non so, almeno se uno deve comprare anche altre cose, cioè magari si deve comprare una cosa di Essence, ma si può prendere anche robe di altri brand, è una cosa molto carina e utile. E comunque ho scelto di prendere il brush set Beyond Clouds, perché mi piaceva troppo. Lo so, non devo nutrire la mia ossessione per i pennelli, avete ragione, ma io non ce la posso fare. Io quando vedo i pennelli nuovi puliti così, cioè provo, so che adesso mi manderete tipo a la mia ossessione su Real Time, però provo proprio un senso di pace e quindi sono felice. E soprattutto io odio lavare i pennelli, quindi preferisco averne tanti, così almeno li cambio fino a che non sono costretta a lavarli. Cosa che ho fatto tra l'altro recentemente, se lo sapete, se avete visto tipo il TikTok, e quindi sono molto fiera di me. Poi ho preso una palette che mi ricorda un pochino Fenty, che è la I Like
I like to move it, perché è mauve, quindi malva, carinissima, tra l'altro packaging lilla. Ovviamente c'erano anche di altre tonalità, non mi sembravano male, però quando ho visto questa onestamente ho dovuto prenderla. E dentro è così, adesso vi levo la plastica così magari vedete bene, tanto lo devo usare tra poco. E appunto quando l'ho visto mi hanno ricordato tantissimo le palettine di Fenty. Devo vedere se sono effettivamente dei dupe o no, magari poi andrò a fare una piccola ricerchina, però intanto oggi la proviamo così com'è e mi piace tantissimo. Poi colori freddi, tone down, proprio lilla, violacei, sapete che adoro, quindi non c'è neanche da dirlo, da spiegarvelo, ormai mi conoscete. E poi ho preso la Bronze Your Way Bronzing Palette perché, cioè, ma guardate che bella dentro. Io quando l'ho vista sul sito, vi giuro, ho pensato, ma questa non può essere Essence, è troppo bella, mi piace tantissimo e quindi ho dovuto prenderla. E tra l'altro, volendo, sì, sono tre bronzer, però questo qua può essere come una specie di illuminante, possiamo provare a vedere se sulla mia pelle funziona. Comunque, carinissima, quindi mega mega curiosa. E infine ho preso un mascara, perché i mascara di Essence sono sempre meravigliosi e questo non l'avevo ancora mai provato, ed è il Double Trouble. Non so, mi ispirava per lo scovolino, adesso dopo ve lo faccio vedere quando lo vado a utilizzare. Direi di cominciare, comincerò dal bronzer e dai pennelli, quindi posso andare a utilizzare per esempio questo qua per applicare un bronzer opaco e poi questo qua più per... magari se non tiro dalle setole non li rovino questi pennelli. Questo qua più per andare magari a mettere questa specie di illuminante un po' in maniera diffusa, visto che è un po' scuro. Cominciamo! Comunque davvero la gioia che mi dà provare questi prodotti oggi, non lo so neanche io perché. Intanto stavo notando che ok, sì, sono comunque di due colori diversi, però questo qua forse si è leggermente scurito, forse sono io che lo voglio vedere così. Andiamo a provare. Secondo me vado a fare un mix di queste due polveri più opache. Polvera un po', ma bene, sembra una polvere estremamente sottile e setosa, il colore un po' strano, un po' giallino o sbaglio, non so, è estremamente caldo, soprattutto Tropical Bronze, questo qua un attimino più freddino, però sì, ha un che di giallino forse, considerandolo un bronzer, quindi un... Oddio, ma la differenza abissale dei due fondotinta, cioè qua praticamente mi, non so, mi macchia tantissimo di più il bronzer. Cioè comunque a volte davvero la differenza tra i prodotti la noti anche utilizzandoli insieme ad altri prodotti. E comunque qua effettivamente noto che se lo appiccica molto di più. Qua riesco a sfumarlo di più, qua è un attimino... più difficile, niente di terribile o sconvolgente, però una cosa che si può notare di diverso tra i due fondotinta. Ok, sì, è giusto una c'è da dire che effettivamente essendo questo fondotinta più caldo, forse di qua lo vedo così caldo proprio perché c'è il fondotinta di sotto, da questo lato che invece il colore è un po' più neutro effettivamente mi piace già di più, quindi probabilmente fa anche quello. Dai, non mi dispiace per niente, il pennello, vabbè, salita qualità Essence, che a me, devo dire, piace. Per essere pennelli low cost non sono per niente male e sono estremamente belli. Quindi, abbiamo detto invece che con il pennello più tapered così, quindi più affusolato, vado a prendere Major Bronze, che adesso vederlo così in effetti mi sembra abbastanza scuro, ma non importa. E lo vado a mettere, diciamo, un po' così... in maniera diffusa per dare luminosità, glow, non capisco se abbia dei glitter dentro, no, ok, è solo luminoso, molto luminoso, evidenzia un po' tanto la grana della pelle, quindi vado un po' ad attenuarlo con i pennelli del fondotinta che ho utilizzato, così almeno rendiamo il tutto un attimo più portabile, però non mi sembra male, ecco, diciamo che forse su questo un po' si nota la polvere low cost, nel senso che pensavo facesse un effetto un attimino più levigato,
Non so se sia quella la parola che cerco. Meno visibile, ecco. Non è terribile, è bello. Però sì, volendo essere puntigliosi, potrebbe essere un pochino più fine come polvere. Però non male assolutamente. Adesso invece proviamo questa palettina. Adesso ve la faccio vedere più da vicino. Questi sono i colori. Dai, andiamo a sbocciare gli shimmer. Sono molto curiosa. Tre tipologie di viola. Un lilla più chiaro, un viola abbastanza scuro e un viola, non so, spento. Tra l'altro, oddio, ma profuma tantissimo. Ma di buono! Buonissimo. Allora, questi sono i tre shimmer, non i più luminosi della storia, però non scrivono male, dai. Forse i primi, ecco. Questo qua non scrive benissimo, provo a prenderne ancora un po'. Sembra un po' più compatto degli altri due e un po' più satinato rispetto a questi due che sono più shimmer. Però dai, non male. Ovviamente utilizzo i pennelli di questo set. Ok. Direi che vado a prendere il grigio. Ah, forse dovrei mettere una base, ma sì, dai. E comincio con questo grigino qua nella piega, nella parte esterna. Il grigio in effetti in questa ci sta da Dio. Chissà, lampada che si spegne, io ancora non so perché. E comunque c'è davvero da chiedersi, ma perché nessuno ne parla più? È proprio passato un po' di moda ormai parlare di Essence, ma secondo me invece ha del grandissimo potenziale. E soprattutto, appunto, a parte che è facilmente reperibile ormai, perché a parte essere nei negozi VS, è su Douglas, su Pink Panda, su, veramente penso sia su qualsiasi e-commerce che abbia magari anche low cost. Non voglio fare niente di particolarmente estremo, voglio testare questi prodotti con un look semplice. Tra l'altro in effetti forse vorrei mettere un blush, perché mi sento un po' strana senza. Per rimanere in tema metto questo qua di Essence, numero 10, e posso usare anche un altro pennello. Ecco, ci dovrebbe stare bene con il look. Direi che prendo proprio questo viola più scuro e lo vado a mettere qua. È carino. È anche parecchio scrivente, mi sembra, senza fare troppo fallout. Un pochino lo fa. Adesso cerco di levarlo. E adesso prendo invece il lilla più chiaro e lo porto prima di tutto qua per sfumare con l'altro colore e poi internamente. È un colore proprio carino, c'è da dire. Sembra proprio cangiante, non lo so, quasi duocromatico. Non mi dispiace affatto. Mi sembra davvero graziosissima sta palettina. Scrivente, niente di mai visto prima, ma colori anche inaspettati, inusuali. Adesso vado a incurvare le ciglia perché devo tornare a fare la laminazione, ma non so, non ho ancora trovato il tempo e quindi devo un secondo andare a ovviare con il piegaciglia e poi andiamo a provare questo mascara che vi giuro, non so, sto scovolino assurdo. Praticamente è proprio diviso in due. Lo vedete? Adesso cerco di mettervelo più a fuoco possibile, ma ovviamente non mette a fuoco. Da un lato è come se avesse setole più da spazzolino, dall'altro invece è in silicone, in più ha questa forma un po' a banana, un po' incurvata. Non lo so, mi ispira un sacco. E questo praticamente è un double-sided brush. Ah, ecco, mascara ibrido, applicatore doppio per il massimo del volume e ciglia lunghe, forti e definite. Quindi praticamente si può usare da entrambi i lati. Uno dovrebbe dare più volume, che penso sia proprio questo qua, quello con la parte a spazzolino proprio. Invece la parte in silicone dovrebbe dare più lunghezza. Non so, pensavo meglio, non so, sono io forse. È che non rilascia tantissimo prodotto. Adesso provo un attimo a scavare per bene. Però è uno di quei mascara che davvero devi passarlo un sacco di volte. Sì, dai, cioè non è niente di che. Questo sinceramente non mi sta sconvolgendo. Però invece il trucco che mi piace tanto, e anche sulle guance le polveri devo dire che mi piacciono molto, moltissimo. Quindi pennelli, palette bronzer e palettina occhi approvatissime. Il mascara lo lasciamo perdere. Adesso vado giusto a completare il look con
vado a togliere il gloss rimpolpante e completo il look con il rossetto This Is Me numero 5, che personalmente adoro. E voilà, queste sono le novità di Essence che ho provato oggi. Vi metto anche la ripresa alla luce naturale così vedete tutto meglio. E come vi dicevo, sì, il mascara ma il resto mi è piaciuto. E sono molto gasata all'idea di fare il video dei best seller, perché ci sono prodotti che ho provato, che mi piacciono, altri che non ho mai provato, quindi sarà sicuramente interessante fare una full face Essence, che veramente non faccio da troppo tempo e mi spiace anche per questo, quindi spero che siate contenti di questo back to the beginning proprio e anche back to low cost che ci sta sempre. E niente, io spero che vi sia piaciuto questo video. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con un emoji grigia, perché questo ombretto grigio mi è piaciuto tantissimo, avevo una bella tonalità di grigio. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Vabbè, che casino. E completo il look con il mascara, sì,